Buonasera, buon pomeriggio inoltrato. Registro di venerdì sera dopo una giornata calda tra mille impegni. Saluto Frida che mi ha riconosciuta l'iscrizione del campus per Filippo. Nonostante la mascherina, ha riconosciuto la mia voce. Credo mi stessi rivolgendo, anzi, mi stavo lamentando con Filippo su un qualcosa. Lei ha riconosciuto la mia voce. Non fisicamente, ma la voce l'ha ridestata e è stata buffissima perché mi ha domandato: tu fai video su YouTube? Quindi ho detto, le ho promesso che l'avrei salutata ed eccomi qui a mantenere questa promessa. Mi fa sempre tanto, tantissimo piacere quando mi riconoscete, incontrarvi, vedervi di persona. Voi mi vedete, ma io non vi vedo, vi leggo e se non vi conosco tramite Instagram, trovarvi così davanti a me a tu per tu è sempre una grandissima emozione. Oggi vi vorrei parlare dei miei finiti perché ne ho tanti e inizierei con un prodotto relativo alle parti intime, questo detergente lenitivo all'estratto di malva che rispetta il pH delle parti intime, è un prodotto YoCop, tutta la linea di YoCop. Direi che è molto valida, io l'acquisto sovente, soprattutto sotto scontistica e non mi ha mai dato problemi. Eccomi con la body lotion della Dove. Questa è non solo un rituale di bellezza perché è una crema che voi erogate con questa nebulizzazione sottilissima, molto lattiginosa ma quasi acquatica, è delicata, si asciuga subito, ottima per il periodo estivo, non fa spessore. L'avevo presa proprio perché oltre a rappresentare un rituale di bellezza, mi era piaciuta tantissimo la profumazione di calendula e di avocado, ve la consiglio, c'è anche in variante cocco, ma non la presi proprio perché avevo molte altre referenze al cocco, tra cui questa body lotion al cocco senza parabeni, con oli naturali, non unge, si assorbe rapidamente dell'Angelica, ottimo. Ottima sia la linea corpo body care, non solo rappresentata dalle creme corpo, ma anche dai doccia schiuma. Tutta la linea di L'Angelica è ottima. Era un cocco buonissimo, fresco, delicato. Anche la texture stessa della crema sembrava un latte, una lozione molto delicata. Lattiginosa, rinfrescante, emolliente, nutriente, mi è piaciuta tantissimo. Prodotti anticellulite, devo dire che questa crema di Rocher l'ho preferita terminare nel periodo invernale, è anch'essa senza parabeni, senza oli minerali, ma in estate crea spessore. È una consistenza che non mi piace, scivolava sulla pelle, tirava via il prodotto appena steso creando quelle palline che odio e quindi l'ho terminata con fatica in inverno, non la riprenderò assolutamente. Mi è piaciuto moltissimo, efficace, purtroppo ha una profumazione preponderante maschile questo prodotto. Anticellulite della Bottega Verde, questo credo che sia ancora il pack vecchio, credo siano stati riformulati perché so che sono uscite anche le bende che vorrei provare, anticellulite, tonificanti, non l'ho ancora preso. L'ho terminato aggiungendo il prodotto in due bagni, aggiungendo un po' di prodotto proprio nell'acqua del bagno, gli ultimi bagni che ho fatto, proprio perché non mi piaceva ritrovare quella profumazione maschile sulla pelle, ma è un prodotto ottimo perché anche dopo il bagno ho avuto l'esigenza immediata di andare alla toilette, quindi un prodotto che drena moltissimo. Mi sono accorta quando mi è arrivato questo prodotto usandolo e terminandolo perché mi è rimasto un blister e come potete vedere
è finito, la pelle delle gambe è notevolmente migliorata e ci sono due prodotti che negli ultimi 2 mesi io ho introdotto nella mia routine body care. Uno è lui e l'altro è il prodotto anticellulite acquistato da Lidl, con cui mi massaggio sovente, soprattutto in queste giornate calde, dopo averle messe attaccate alla parete, sdraiata magari sul letto, in modalità verticale, in modo da far defluire tutta la circolazione, e poi inizio a massaggiare. Questi due prodotti in combo, uno ovviamente va ingerito, l'altro è uno strumento per massaggiare, mantenere la tonicità e la bellezza delle gambe, mi hanno reso la pelle molto più liscia. Io credo sia forse dovuto alla presenza di questo arancio amaro, cioè questa manna da frassino, la griffonia, arancio amaro, insomma sono tutti ingredienti naturali, un integratore alimentare insomma che mi hanno mandato, io ho utilizzato e vi devo dire che, caso strano, la gamba è più liscia, che mi è stato inviato tramite Octoly, ringrazio ovviamente, la ditta è sempre la GDP di Genova, mi aveva già inviato, vi ricordate, il maxi flacone che ho già terminato per quanto riguarda l'integratore alimentare senza lattosio, gluten free. Mi sono trovata bene con entrambi, con uno ho fatto più plin plin e con lei, con la Dipesina Plus, vedo non una riduzione di peso quanto una gamba più liscia. Arriviamo agli struccanti, molte ne parlano benissimo di questo L'Oreal struccante waterproof per occhi, l'ho preso solo perché era scontato da Lidl, potete vedere l'adesivo arancione, ho ridato una chance a questo prodotto proprio perché sento di ogni bene di questo prodotto, ma su di me riconfermo la prima impressione e le impressioni e le altre chance che ho dato a questo prodotto. Soldi secondo me buttati, mi trovo meglio con il prodotto della Lidl. Invece per me è favolosa la Garnier in questa veste gialla con olio d'argan, sempre questa formulazione bifasica, la mia preferita è quella al fiordaliso. Ho voluto provare questa, altrettanto valida, la mia rimane sempre quella, la mia preferita è sempre quella al fiordaliso, come il mio preferito in assoluto che mi è durato non so quanto, questo olio struccante di Kiehl's, il Midnight Recovery Botanical Oil, Cleansing Oil, profumazione con questo olio di lavanda, di rosmarino, un viaggio sensoriale di relax, di proprio pace dei sensi nel momento in cui vi andate a struccare con questo prodotto. Ora Kiehl's so ha fatto la pizza box, il cartone simil pizza, dove all'interno sono presenti i suoi prodotti più importanti, più conosciuti, più amati, approfittatene perché questa è una garanzia, un prodotto che io amo. E mi è piaciuto anche l'Hydra Vegetal di Yves Rocher, questo è un tonico idratante molto molto delicato, preferibile d'estate, se avete anche un flacone da tenere e nebulizzare è molto piacevole per rinnovare l'idratazione durante le giornate di gran caldo, un prodotto che vi suggerisco e vi consiglio. Non mi è piaciuto tanto, nel senso che ho amato la profumazione di questo deo, mi piace il fatto che sia senza sali di alluminio, è un deodorante che dà freschezza, però non vi copre molte ore. Molte ore non intendo le 24 o le 48 ore, perché sarebbe impensabile e impossibile d'estate, però fatica a tenervi
pulite, fresche, fiorite, diciamo così, anche nelle ore, del mattino dell'ufficio. Quindi a malincuore, una profumazione che a me piace tantissimo, però un prodotto inefficace, peccato. Borotalco in tutte le salse, in tutte le vesti, in tutte le varianti, in tutte le declinazioni, è una garanzia, una certezza per me sempre presente. Mi è piaciuto enormemente questo prodotto di Elan, già un paio di volte che ve lo menziono, anemone rosa, questa acqua fiorita, idratante, delicata, acqua distillata di camomilla e rosa, damascena, può essere data non solo nel viso, anche come deo, piacevolissimo, un prodotto multifunzionale che amo particolarmente, quindi lo vedrete spesso nei miei terminati. Anti-brum verde, simil autan, questo è efficace e necessario soprattutto per chi ha giardini. D'estate, nell'orario delle zanzare, bisogna proprio uscire cosparse di questa nuvola verde, molto valida. Buonissimo, buonissimo. Io ve la consiglio tutta questa linea: non solo il sapone mani, il detergente liquido, ma anche il flacone per la doccia, doccia schiuma, gel doccia schiuma. Acqua di cocco con profumo di cocco, è una profumazione acquatica di cocco, proprio vi porta in acque cristalline con questo profumo delicatissimo acquatico di cocco. Ale! Questo mai più senza, un must per l'estate. Qui di dentifrici ne usiamo tanti, a rotazione, gusti diversi. Però i miei mai più senza sono il Parodontax, per la notte mi piace tantissimo, tiene la bocca pulita anche per il riposo notturno, cioè al mattino non è che vi risvegliate con quella sensazione poco piacevole, diciamo così. Il Sensodyne altrettanto valido, però non me lo aspettavo. Buono anche questo dentifricio Aloe di Equilibra. Me ne aveva parlato non solo Melania Melima Densud, ma anche Sara Cosmesi. So che lo acquista spesso, piace anche a lei. 30% di aloe ed è senza saccarina, senza SLS, allergeni, parabeni. Un buon prodotto, devo dire, per niente male. Bocciatissima, anonima mousse idolatrata invece da molte, ma rispecchia forse la personalità delle persone a cui piace. È una insignificante mousse, tra l'altro la classica acqua cheta, sono un po' vipera nel dire questo, ma è la classica mousse che sembra perfetta perché prodotta con tè verde, ginger, aloe, limone, è aggressiva da morire sulla pelle del viso, almeno a me ha seccato da morire la pelle del viso, utilizzata anche sul corpo. Quei prodotti che dite, ma è possibile che devo spendere dei soldi e non avere soddisfazione? Cioè lavarmi, non lavarmi con questo prodotto, ma anche radermi con questo prodotto era poco piacevole, quindi per me un bocciatissimo. Non comprerò mai più Naobei, neanche il contorno occhi che è pessimo, ha avuto la stessa resa di questa crema, cioè un contorno occhi che crea spessore. Bocciata, bocciata. Amo solo il tonico da nebulizzare. Invece un prodotto top. Vi voglio menzionare il balsamo in mousse della Pantene Pro V, questo è formidabile, non solo perché è in mousse, ma lo potete usare in doccia. Lo date dopo lo shampoo, lo tenete in posa il tempo di farvi la doccia e poi risciacquate, rigenera il capello, è veramente efficace, anche se la formulazione è in mousse, è estremamente performante.
Quindi un prodotto che mi aveva consigliato la mia amica Betty 82, un mai più senza, soprattutto in estate, quando i capelli sono appesantiti e infatti l'umidità, guardatemi oggi, sembra una strega, ma siamo tra amiche. Altri due prodotti, queste sono le classiche maschere che trovate nelle varie tinte da saponeria, con cui mi trovo sempre bene, dopo che faccio il colore, utilizzarle per ridare sostegno ai capelli. Poi vi volevo parlare di questo 6 Sol Talasso Scrub che mi è piaciuto, ma vedendo il pack, sentendone parlare, pensavo ad una profumazione acquatica marina. Io ci sento tantissimo il guarana, ma ci sento una profumazione di frutta esotica. Cioè, mi è piaciuto, devo dire, olio di argan con burro di karité, ma mi ha sorpreso, mi è piaciuto, ma mi ha sorpreso proprio per la profumazione. Pensavo a tutt'altro, invece mi sono ritrovata esfoliata, rigenerata la pelle con questa profumazione golosa, fruttata, insomma, atipica per uno scrub, o meglio, non proprio atipica per quanto riguarda magari il mercato estero, perché Balea, il Rossmann, ne abbiamo già visto e parlato, no, di prodotti in scrub al profumo di anguria, al profumo di papaya. Sui prodotti italiani è un po' una novità e quindi ve la menziono. Termino con questo prodotto che è un siero concentrato per gli occhi, tra l'altro è un trattamento innovativo, rinnovatore per quanto riguarda il contorno occhi. La particolarità stava nel fatto del colore, vedete, nero. Proprio per questa caratteristica è un prodotto che io boccio, non per quanto riguarda l'efficacia, molto piacevole perché è rinfrescante, però è un prodotto che dovete utilizzare per stare a casa, perché comunque rimane almeno sulla mia pelle il colore nero, va massaggiato molto. Io l'ho utilizzato di notte come trattamento notturno, quindi al mattino tutto rientrava alla normalità. Al mattino invece per andare in ufficio dovevo stare 10 minuti abbondanti a massaggiare, il che non è male perché comunque si fa anche un massaggio terapeutico, diciamo così, alla zona del contorno occhi, ma rimaneva segnato, quindi poi bisognava stratificare con il correttore. Insomma, ecco, non mi è piaciuta la colorazione nera perché ha tolto un po' di efficacia e funzionalità alla concezione di questo trattamento. Utilizzato di notte, vi devo dire, è stato piacevole, insomma, mi ha elasticizzato moltissimo la zona del contorno occhi. Finisco con una maschera che mi è piaciuta tantissimo. Di solito le maschere di Garnier sono molto imbevute. Questa, l'estratto di anguria, ideale proprio per andare a combattere i segni dell'età, mi è piaciuta. Poi in estate le maschere sono piacevolissime, arricchita appunto da acido ialuronico, ha dato proprio quel booster piacevolissimo alla pelle. L'ho presa un po' scettica, memore delle vecchie maschere di Garnier, pensavo di ritrovarmi inondata da siero, invece era dosato bene, concentrato bene, modulato bene, insomma, l'ho amata e quindi la riprenderò molto molto volentieri. Termino anche con quest'acqua profumata della Avon al pompelmo e menta, una profumazione un po' particolare. Mi era stata regalata da Elena Gaviraghi, che saluto e ringrazio. L'ho utilizzata, ma l'ho finita nell'utilizzo erogando questa profumazione sui panni appena stirati, il riciclo creativo che spesso faccio con i prodotti che voglio terminare, che non mi sento più nelle mie corde, ecco, diciamo così, anche perché tenere dei prodotti tanto aperti era una profumazione tipicamente estiva e l'ho terminata proprio prima dell'arrivo dell'estate. Sono stanca, inizio a perdere colpi, quindi vi saluto. Volevo proprio
non lasciare il canale scoperto per troppo tempo. Volevo salutarvi, ci vediamo domani e poi domenica, perché comunque voglio portare fortuna ai nostri azzurri. Noi ci vediamo presto, un bacio grande, ciao a tutti!